Bentrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento dopo uno stop voluto e forzato dagli eventi, ma finalmente parliamo, si comincia a parlare di fase 2. Non nascondo l'energia e il piacere di riprendere questi consueti appuntamenti con voi che parlano di shop, ma proprio da queste piccole cose che siamo sempre stati abituati ad intraprendere che si manifesta il piacere e la gratificazione personale che ci lusinga in quella piccola parvenza e desiderio di ripresa e normalità. Continuiamo la nostra corsa nell'ambito della creatività digitale, una sezione molto vicina agli spazi ridotti del momento, dove arriviamo mirati alla nostra rigida selezione di casse monitor. Quindi oggi parliamo di un tema abbastanza delicato come quello dell'audio. Con l'occasione ribadiamo alle aziende e a coloro che ci vogliono sostenere di prendere contatto con la redazione di Casa Digital per farci valutare tutte quelle novità su prodotti e servizi che possono tramutarsi in recensioni utili a chi ci segue. Ma ora è in totale autonomia, come sempre affrontiamo l'argomento di oggi, ma dopo la sigla. Piccolo acquisto definito esaltante dalla nostra redazione su una vasta scelta di prodotti che abbiamo selezionato, testati e messi in discussione, era ormai scontato che saremmo entrati nel mondo del preascolto ben al di sopra della fascia amatoriale. Abbiamo fatto diverse considerazioni su quattro fattori fondamentali come spesa, rendimento e qualità, sia audio che costruttiva, arrivando ad una conclusione fisica e sonora delle Presonus RX e 4.5. Siamo andati alla ricerca e a valutare quei 7 che dovrebbero essere gli attuali migliori monitor studio su una fascia di prezzo al di sotto dei 200 euro o leggermente sopra alla cifra appena menzionata, dove la sfida finale si è stretta su due prodotti concorrenti che ci hanno maggiormente convinto come l'Edifer R1280DB, ottime casse a solo 128 euro per 42 watt, e le McKean CR4 un po' più spinte sul full range da 80 Hz a 20 kHz che si aggirano sui 170 euro per 50 watt. Quest'ultimo modello si accosta molto nel prezzo, ma a nostro avviso con un grande ma che andremo a scoprire su accessori, suono e materiali a differenza con le Presonus. Questa fascia di mezzo nell'ambito del monitor studio è stata altamente battuta da diverse brand perché l'utente medio possa apprezzare, dare maggiore attenzione a quello che si è sempre chiamato audio mixing, sia in ambito di produzione audio che di editing video. Gli ambienti studio o sale per esigenze diverse si sono sempre più materializzate grazie alle tecnologie in spazi molto piccoli come uffici o case per piccole creazioni sul posto, e ad oggi diremmo tranquillamente che si possono ottenere o vengono considerati risultati più che dignitosi in questi ambienti appena menzionati. Grazie proprio all'attenzione sull'argomento di fascia medio-piccola dedicata dai produttori che ne continuano a valorizzare l'esperienza e l'espansione in ambito commerciale. Con l'esattezza questo set e diffusori Presonus partono dall'RX 3.5 all'attuale RX 4.5 menzionato in recensione, ma è possibile averlo in formula anche BT, cioè Bluetooth, entrambe le due serie, anche se il prezzo a nostro avviso è poco giustificato su una spesa poco vantaggiosa che può portare a livelli di prodotto più alto magari della stessa casa. Il modello testato 4.5 Presonus RX ci ha veramente impressionato rispetto alla fascia più piccola sempre della serie E e sui modelli più alti della XT, dove si allineano alle concorrenti e ai prezzi correnziali di mercato. A questo punto vi starete chiedendo se sono le migliori. Beh, decisamente sì, anche nell'ambito della gamma stessa della Presonus, dove esattamente proprio questo tipo di modello e dimensione ridotta si rivelano un prodotto dallo step molto ma molto alto. Ma ora l'unboxing. Il prodotto vi arriverà in una confezione unica, ben protetta, con tutte le precauzioni di imballaggio per i vostri nuovi monitor studio, dove all'interno troverete i cavi di ottima sezione per collegare il left al right, un cavo RCA per collegare gli altoparlanti direttamente al computer e un cavo da 3,5 mm per il proprio dispositivo audio di entrata anteriore alla cassa AUX per l'iPhone e il tablet. E sempre nella parte anteriore troviamo un dispositivo di entrata jack per cuffia e microfono, dove il volume sarà sempre regolabile manualmente. Nel retro troviamo la possibilità di entrata L e R bilanciata, e a seguire troviamo i pannelli per la modulabilità acustica per impostare un'apertura sonora delle casse più o meno aperte in base alla loro predisposizione ambientale, che non abbiamo trovato in tutti i modelli, soprattutto sottolineando le becchine CR4 completamente sprovviste. Le RX Presonus con questo acoustic tuning garantiscono un editing professionale ma anche una neutralità affidabile. Per la costruzione tecnica abbiamo dei veri e propri master con un tweeter a cupola di seta da un pollice che riproducono un suono morbido e raffinato, accurato in transienti e alte frequenze.
I tweeter sono progettati per irradiare il suono con un partner abbastanza ampio, creando una grande area di ascolto ottimale in modo da poterci muovere ed ascoltare comunque un profilo stereo accurato. Altrettanto pazzeschi si rivelano i woofer da 4.5 pollici in Kevlar, che ne sottolineano già esteriormente una netta distinzione di prodotto di fascia più alta dai due avversari menzionati, che produce bassi stretti e garantiscono un suono più pulito, capace di una risposta da 80 Hz a 20 kHz, poiché si tratta di un altoparlante passivo con un picco da ASP di 100 decibel su uno spazio minimo di un metro. Naturalmente sono speaker amplificati, un pregio che valorizza gli spazi ridotti e per spostamenti con un on-off frontale che ne disattiva completamente l'attività in fase passiva. Per la costruzione d'insieme i materiali sono in un semplice MDF e vinile. Per la nostra installazione accurata e definitiva ci siamo avvalsi di supporti semplici ma efficaci della Turonix, gli SPS 1022 da 60 cm. Ma ora evidenziamo le nostre conclusioni con la consueta pagella Slashdot su questo prodotto ideato per produrre musica e video, dove sui 5 slash ne confermiamo 5 su 5. Con questo piccolo ascolto diretto di conclusione è ora di trarre le somme e farvi capire la sostanza del prodotto, che si rende piacevole sui medi e gli alti, sulle basse, come si può notare, tutto molto naturale, con impostazioni neutre a medio volume. Le abbiamo riscontrate un po' dure a volume alto, ma essendo dei monitor d'ascolto è assolutamente prevedibile. Si apprezza da subito l'affidabilità e la sicurezza che andremo a livellare ad orecchio senza l'ausilio di strumenti visivi su PC. Ottimo il voice over con sottofondo e suoni ambiente, dove livellare il tutto è diretto e immediato. Naturalmente sotto in descrizione trovate tutti i link e il nostro sito per l'acquisto di questi modelli di casse monitor che abbiamo menzionato, dal prezzo più basso fino a salire al prodotto definitivo di recensione Presonus RX 4.5. Un saluto da Slashdot a tutti voi e iscrivetevi al canale per condividere commenti e recensioni, puntando un occhio alla campanella per i prossimi consigli agli acquisti. Da Katakata è tutto, ci rivediamo sul canale Slashdot.it Affiliate Store.